Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo una ricetta davvero facilissima e velocissima da realizzare. Il cavo a fiore in pastella si realizza davvero in pochissimo tempo. Iniziamo subito. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Bene, come prima cosa dobbiamo tagliare il nostro cavo a fiore in questo modo e poi andiamo a creare così a metà. Andiamo a creare dei piccoli alberelli. Guardate che sono carini, di cavolfiori. Li andiamo a tagliare a metà. Una ricetta antichissima ma sempre buonissima. Tra l'altro, realizzeremo una pastella senza uova, quindi anche più leggera. È ideale per gli intolleranti, soprattutto alle uova, importantissima. Bene, il bello mi è volato il cavo fiore. Ok, perfetto. Abbiamo tagliato il cavo fiore così. Una pastella davvero saporitissima. Nel frattempo prendete una pentola e mettete l'acqua sopra. Quando bolle l'acqua, mettiamo il cavo fiore e un po' di sale. Ho tagliato così tutto il mio cavo a fiore. L'acqua bolle, un cucchiaino di sale e adesso posso versare i miei cavolfiori. Facciamo cuocere così i nostri cavolfiori. Dopo 12-15 minuti al massimo possiamo spegnere la fiamma. Bene, adesso possiamo preparare la pastella. Versate un bicchiere e mezzo di farina 00 di grano tenero, una presa di sale, pepe nero macinato. Bene, a questo punto amalgamate bene il tutto, foglie di rosmarino fresche, un bicchiere di acqua fredda da frigo e prima di iniziare la ricetta metto il mio bicchiere 20 minuti in freezer. Ne verso metà, vado a lavorare con la frusta, verso l'altra metà di acqua. Lavorate velocemente, mi raccomando, energicamente la vostra pastella. A questo punto vado a versare ancora foglie fresche di rosmarino. Lavorate energicamente la vostra pastella. Guardate, questa è la consistenza che dovete ottenere. Una pastella buonissima, facile, veloce e pensata anche per chi è intollerante alle uova. Ok, la nostra pastella è pronta. In un pentolino verso abbondante olio per friggere. Utilizzo una fiamma medio-bassa, quindi quando l'olio risulterà ben caldo possiamo friggere i nostri cavolfiori. Adesso semplicemente immergete il vostro cavolfiore nella pastella. Perfetto. E siamo pronti per friggere il nostro cavolfiore. E voilà, in pochissimo tempo le nostre verdure in pastella sono pronte, senza uova, davvero super super golose. I nostri cavolfiori, guardate. Si sente? Sono davvero croccanti. Questa pastella è fantastica perché lascia i vostri cavolfiori croccantissimi fuori e morbidissimi dentro. Buona. Buonissime. Che dirvi, ragazzi, provate anche voi i cavolfiori in pastella. Se li provate e vi piacciono, mi raccomando, lasciatemi un bel like, commentate e condividete.